Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e benvenuti al mio canale. Oggi volevo mostrarvi una notizia trapelata giusto ieri nel profilo di Aristoteles in merito a un articolo presente su automoto.it realizzato da Federico Sciarra che traduce e ci va ad indicare l'uso corretto dell'EQ in assetto corsa competizione. Quindi andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando. Sul profilo di Aristoteles vediamo appunto questo post dove ci indica che il buon Federico Sciarra traduce e pubblica su automoto.it l'intera guida sull'EQ di tutte le auto in lingua italiana e ci augura buona lettura. Cliccando su questo post veniamo reindirizzati sul sito di automoto.it dove è possibile leggere quest'articolo e subito possiamo notare come viene descritto l'uso e la funzione di ogni mappatura auto per auto. Questo per piloti come me o per piloti neofiti può essere di grandissimo aiuto perché va a darci delle informazioni importanti in base alle condizioni in cui ci troviamo e quindi darci quel qualcosa in più che ci possa permettere di regolare in modo corretto l'utilizzo dell'EQ. Se ad esempio ci vogliamo soffermare all'utilizzo della Ferrari 488 GT3, possiamo vedere come lui ci indica che dall'1 a 4 sono mappe per condizioni di asciutto e per ogni singola mappa ci va a dare quelle informazioni che possono essere davvero davvero utili. Ci tenevo a condividere davvero con voi le notizie in merito a questo articolo, infatti in descrizione vi lascerò anche il link dell'articolo presente nel sito automoto.it. In più, cliccando col tasto destro e dando stampa, possiamo salvare una copia in PDF di questo articolo che possiamo di volta in volta visionare affinché ci possa essere utile in base alle condizioni della nostra sessione di gioco. Questo breve video finisce qui, se il video vi è piaciuto pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci rivediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao a tutti, ciao! We'll be right back.